Sanremo. Siamo contentissimi di ospitare Paola e Chiara, in particolare io ho fatto carte false per potervi intervistare, come state? Ciao, molto grazie, bene, ci fa piacere che tu ci abbia intervistato, sei stupenda. Grazie, che carina, beh io sono proprio dell'età giusta, nel senso che io a 14 anni il primo bacio l'ho dato in un'estate in cui c'era la vostra canzone, era una hit pazzesca. Cioè tu ti ricordi la hit pazzesca, ma ti ricordi chi hai baciato? No. Però ecco, la hit è ancora qua. Però la hit c'è. Lui è andato. Lui è andato. E voi siete rimaste. Vedi invece. La magia della musica. La magia della musica davvero, perché riesce. È una cosa bellissima quando le persone ci ricordano che le canzoni che hai fatto sono associate a dei momenti di vita. Indimenticabile. Questo è veramente bello. Grazie. Grazie di avercelo detto. Prego. Ma questo vi crea una sorta di pressione oppure semplicemente vi dà una carica in più? No, no, questa cosa è stupenda, è no? La pressione è lontana da queste sensazioni qua, anzi, questo è il bello di fare questo lavoro. Noi aspettavamo da tanto tempo questa reunion, quando è stata insomma detta a gran voce, ovviamente qualcuno ha urlato egemonia culturale. Sapore di male, per sempre chiamato i nostri cuori. Beh, sono grandi fan, cioè, noi ci aspettiamo tantissimo, la canzone è assolutamente ci è piaciuta, bene, ha rispettato le nostre aspettative. Questo ci piace molto. E vogliamo sapere qualcosa in più, raccontateci come vi siete riavvicinate e come avete pensato a questo pezzo? Allora, prima di tutto voglio raccontarti un aneddoto che Radio Bruno è stata testimone della nostra ultima esibizione nel 2013, prima dello scioglimento. Cioè l'ultima volta che noi abbiamo cantato insieme è stato a Cesenatico sul palco di Radio Bruno. Dopodiché ci siamo lasciate per 10 anni. Quindi è molto emozionante per me essere da voi oggi. Cosa bellissima, e siamo felicissime di essere qua. È nato un po' tutto per caso, però è nato fondamentalmente dall'amore della gente, da questa ondata di emozioni che ci ha travolto e alle quali non abbiamo potuto dire di no. A un certo punto è stata talmente forte l'onda d'amore che ci ha sovrastato che ci siamo guardate e abbiamo detto: che si fa? Che si fa? E tu che hai detto, Chiaretta. Eravamo felici, anche inaspettatamente travolte da questo affetto. In realtà ogni anno la gente in qualche modo reclamava questo. Poi noi ci siamo prese comunque una pausa per riacquisire un po' una nostra autonomia personale che ci è servita molto e quindi adesso lavoriamo ancora più volentieri insieme. Il progetto è più vivo. Prima eravamo più simbiotiche, più schematiche se vuoi, non nelle cose che facevamo. Adesso invece siamo comunque due donne adulte, ognuna ha seguito anche dei percorsi diversi, ci siamo reintegrate con noi stesse e siamo riuscite anche a capire meglio le nostre diversità, perché a volte lavorare in due non è sempre insomma facilissimo, no? Insomma bisogna mettere insieme due persone e quindi adesso finalmente, poi quando abbiamo visto tutto questo amore travolgente da parte delle persone, abbiamo detto: facciamo quello che volete voi, siamo nelle vostre mani, ci mettiamo nelle vostre mani per una volta, ci siamo lasciate andare. Poi siamo state ospiti da Max al suo concerto di San Siro, poi siamo andate al Jova Beach con Lorenzo, due amici fantastici, e proprio Lorenzo, sia Lorenzo che Gianni Morano, nel retropalco del Jova Beach, ha detto: ma perché non fate Sanremo? Non provate. Voi dovete andare a Sanremo. Ma c'ha ragione, Giatti, ci avevano ragione. E infatti noi gli abbiamo dato retta. Abbiamo iniziato provare. A lavorare e devo dirti, non era così scontato che poi accadesse. È accaduto tutto così, in modo un po' surreale, forse appunto erano anche i tempi giusti, sono tornate queste sonorità anni 90, tutti si vogliono un po' divertire, riprendersi il tempo che un po' il Covid, un po' questo periodo ci ha rubato, diciamo, e tutti vorremmo stare un po' meglio, quindi noi ci siamo dette: se andiamo a Sanremo lo facciamo divertendoci e portando euforia alle persone, quindi abbiamo scelto un brano che
che potesse rappresentare questo sentimento. Beh, Furore, ecco, adesso l'abbiamo ascoltata solo ieri sera, quindi sono poche ore che abbiamo avuto il piacere di conoscerla. Però secondo me è uno di quei pezzi che è sicuramente innovativo, ma non è tanto distante dal vostro prodotto, no, e questo infatti, è bello. Infatti, no, no, questo, cioè, volevamo tornare a essere noi, però noi calate nel 2023, quindi questo è stato anche merito dei produttori, Merck & Cremont, che sono, nonostante la giovane età, sono già dei grandissimi produttori anche a livello internazionale, ci hanno corteggiato per un po', perché ci hanno corteggiato in tempi non sospetti, quando la reunion era ancora lontana, e ogni tanto chiedevano, ma non c'è in ballo, non è che volete, e noi sempre, insomma, abbiamo sempre nicchiato, poi a un certo punto ci siamo messi a lavorare con loro e ne è uscita una bella collaborazione, quindi abbiamo mixato la nostra voglia di, tra virgolette, revival, di riproporre noi stesse come Paola e Chiara insieme, mischiandoci con dei nuovi autori e produttori, e secondo noi il risultato è proprio quello che hai detto tu, cioè quello che erano Paola e Chiara portate nel mondo di oggi, come una specie di macchina del tempo. Ma poi li vedremo sul palco anche venerdì sera, li ho visti qua anche oggi a pranzo, ci sono. Siamo contentissime che i ragazzi siano con noi sul palco, ci divertiremo tanto. Beh, sarà una festa, una sorta di disco club. Sì, vogliamo vedere l'Ariston ballare. Bello, bello, bello. Sarebbe un sogno per noi. Ma questa esperienza di Sanremo cosa rappresenterà per voi da oggi in avanti? Cosa ci aspettiamo da Paola e Chiara nei prossimi anni? Avete già dei progetti in mente, che poi chissà come... Beh, questo è sicuramente un progetto. Sì, certo, però prossimi anni, adesso diciamo che ci viviamo le cose a piccoli passi. Prima diciamo di tutto ci sono delle date, esatto, anzi le vogliamo ricordare. Il prossimi 27, appuntamenti. 27 aprile, ragazzi, 27 aprile a Roma, all'Atlantico. Sì. E poi c'è la data del 13 maggio a Milano, che è sold out, quindi abbiamo aperto un'altra data il 14 maggio. E poi insomma si aggiungeranno tutte le date del tour estivo. C'è un progetto, non c'è solo Sanremo, non c'è solo questa esperienza, c'è proprio un progetto di cui non possiamo ancora parlare, ma perché poi torneremo a trovarvi e parleremo di quello che seguirà. Ecco, mi raccomando, questo è importante. Sì, poi non so se avete visto il video che è uscito da poco. Sì, l'ho visto, infatti poi vi è piaciuto? Molto. Grazie. Quando chiudiamo questa intervista volevo chiedervi se mi insegnavate due passi, perché avete lanciato un trend su TikTok. Ragazzi, ormai bisogna stare sul pezzo, perché sono i giovani che decidono. Come sei messa a coreografie? Sei allora, brava o? Sono messa molto male, però vi seguo. Mi metto un po' dietro, mi si nota poco, sono viola, però lascio fare a voi. Beh, il colore è perfetto perché è molto disco. Vero? Sì. Manca un po' di glitter in viso. Vabbè, ma quello stasera. Anzi, noi cantiamo per prime, quindi sintonizzata, glitter e così. Provi la coreografia. Siamo nel mondo. Quindi abbiamo ancora tre serate e tanto in bocca al lupo, comunque vada, sarà un successo, e questo lo sapete. Grazie, perché grazie dell'augurio. I vostri fan vi amano. Grazie, grazie. E noi amiamo loro. Noi amiamo loro e siamo molto felici di essere ritornate a loro. Grazie mille. Grazie a voi, grazie a Radio Bruno. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo.